era un gesuita nato a Bombay e morto poi a New York, che aveva cercato di coniugare insieme la cultura occidentale, il cristianesimo, anche con la cultura orientale indiana. Per questo ebbe anche purtroppo anche delle sofferenze. Racconta che ogni mattina vedeva sempre una povera bambina mal vestita, d'estate ed inverno allo stesso modo, e continuamente affamata. Mi arrabbiai con Dio, disse, perché permetti questo? Perché non fai qualcosa? Gli dissi. Per un po' Dio non mi rispose. Poi improvvisamente una notte mi disse, certo che ho fatto qualcosa, ho fatto te. Ecco, Gesù nel Vangelo di oggi si serve dei discepoli Filippo e Andrea che cercano qualcosa da mangiare e non ci sono soldi, non è la logica dei soldi, ma è una logica diversa, ce ne vorrebbe tanti, 200 denari sono denaro della paga di un giorno, quindi sono 200 giornate lavorative, più di 6 mesi, e quindi è una cifra anche alta. E dice, no, neanche questo basta per dare un pezzetto a tutti. Ma Gesù ragiona in una maniera diversa. E allora spunta questo ragazzo che ha 5 pani d'orzo, che era il pane dei poveri, e 2 pesci, che potremmo immaginare, sono tante cose immaginate, che la mamma gli ha dato da mangiare, gli ha dato la merenda. Tanto gli studiosi dicono, ma normalmente un ragazzo se la merenda non è che se la tiene lì, magari se la mangia subito, poi non sempre riesce a metterla a disposizione, ma il significato va oltre, perché Gesù non vuole mettere in evidenza solo il fatto che è un ragazzo, vuole mettere in evidenza con l'Evangelista che tutti noi dobbiamo essere disponibili, come è stato lui, ed essere, cioè, e tornare ad essere bambini, nel senso di essere disponibili alla parola di Dio e al dono di noi stessi, di quello che abbiamo. E quindi questo ragazzino mette a disposizione quello che ha e poi tutto cambia, perché nel Vangelo non si parla di moltiplicare, si dice solo che è stato distribuito, cioè il pane e il pesce non finivano più. È un po' come nella prima lettura abbiamo ascoltato profeta Eliseo, siamo nel IX secolo avanti Cristo, che dice al suo servitore che aveva appena 20 pani d'orzo, e dice danno da mangiare a 100 persone, e com'è possibile? Eppure ne mangeranno e faranno avanzare. La stessa cosa accade nel Vangelo di oggi. Gesù dice, prima ancora di distribuire, dice fateli sedere. Sono dei particolari interessanti. Fateli sedere, la traduzione originale vuol dire praticamente sdraiati. È il modo con cui si mangiava un tempo, possiamo dire fare un picnic per terra. Poi dice, perché dice che c'era tanta erba in quel luogo? Perché in primavera, infatti dice che siamo vicino alla Pasqua, l'erba cresce, l'erba verde cresce, e poi purtroppo si secca. Ecco, quindi alcuni particolari interessanti per indicare il collegamento anche con la Pasqua, lo dice all'inizio del Vangelo, e questo sarà il collegamento che noi avremo in queste 5 domeniche, dove leggeremo il capitolo 6 di San Giovanni. Comincia con la moltiplicazione dei pani e poi continuerà con una riflessione che Gesù farà sempre su questo miracolo, sul significato del pane, collegandolo poi anche alla manna e anche nel discorso che farà nella sinagoga di Cafarnaum. E abbiamo lasciato Gesù con il Vangelo di Marco domenica scorsa, che sbarca per andare a un posto tranquillo, diceva venite in disparte, riposatevi un po', e poi invece si trova molta gente. E il Vangelo di Marco terminava che erano come pecore senza pastore, gente che aveva bisogno di una guida. E il Vangelo di Giovanni si aggancia in questo modo, e quindi c'è questo racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma che è tutto un significato particolare. Siamo sulle rive del lago di Tiberiade, adesso
anche se i geologi dicono che non è, gli archeologi dicono che non è proprio in quel luogo, ma c'è una basilica contrassegnata da un bellissimo e antichissimo pavimento museo bizantino, con tutta una sceneggiatura di vegetazione acquatica, uccelli, di vita quotidiana. È interessante anche un nilometro, cioè una, che misura l'altezza delle piene del Nilo, perché secondo l'antica tradizione c'era un collegamento tra il Nilo e il fiume Giordano. Ebbene, tutto questo è per indicare che Gesù è venuto per sfamare la gente, non solo di pane, ma molto di più, e lo dirà poi in seguito. L'idea futura del benessere, del futuro, del paradiso, già nell'Antico Testamento era quella di Isaia, che dice: il Signore preparerà per tutti i popoli un banchetto di cibi succulenti e di vini raffinati, al capitolo 25 di Isaia. E noi che magari forse mangiamo troppo, anche male purtroppo, siamo già sazi, forse non ci dice granché. Però la società di oggi è affamata, almeno quella occidentale, anche di qualcos'altro. E poi senza parlare di, e ne parleremo poi ancora se riesco a dirvi anche alcune cifre, del mondo. Nel mondo ci sono così 3 miliardi di persone che soffrono la fame o mangiano male. Noi, come tutti, noi e in tutto il mondo, abbiamo bisogno di cibo, sì, ma anche di vita, di felicità, di grazia, di amore. E allora proviamo a guardare alla fila lunga di coloro che bussano alla nostra porta, non solo gli affamati, quelli che hanno bisogno, ma c'è anche tante persone che hanno bisogno di essere ascoltate, di avere attenzione. E Gesù, come ha moltiplicato i pani e i pesci, chiede anche noi di fare lo stesso: date voi stessi da mangiare alla gente affamata. Abbiamo bisogno che anche noi ci diamo da fare in maniera concreta, nel dire non solo pensare a noi stessi, ma anche a chi ha bisogno, chi ha fame e sete. Nel mondo, come ho detto, sono più di 3 miliardi, le cifre sono impressionanti, anche perché tra l'altro sono uscite recentemente, solo il 12 luglio, l'ONU, la FAO e l'UNICEF hanno pubblicato un drammatico peggioramento della situazione della fame nel mondo nel 2020, collegato anche alla pandemia. Un decimo della popolazione mondiale soffre veramente la fame, e gli altri 2 miliardi e 300 milioni vivono in una situazione di malnutrimento e grosse difficoltà a fare almeno un pasto al giorno. E tutto questo deve farci anche pensare, mentre noi forse abbiamo magari delle cose di avanzo, le buttiamo. È vero che gli stati, anche l'Italia, spende anche dei soldi per tutto questo, però tutto questo non basta. Interessante anche sempre andare a leggere alcune cifre. L'Italia, attraverso diverse organizzazioni di cooperazione pubblica allo sviluppo, distribuisce oltre 5 miliardi alla cooperazione pubblica allo sviluppo. Ma scriveva Montanelli, di cui si è ricordato in questi giorni il ventennio della sua morte, noi ne verremo certamente a capo stanziando miliardi. Questo lo scriveva già tantissimi anni fa. Servono ad ingrassare i sapienti, i burocrati del terzo mondo, ma forse anche quelli del primo, scriveva Montanelli. Servono a rafforzare le mafie, dice. Per arrivare agli affamati ci vogliono uomini e donne che siano in mezzo a loro, a condividere gli stenti, i missionari insomma, non importa se di missione religiosa o laica, cioè ci vuole non solo dei soldi, ma gente che sappia dare se stessi, la sua vita e il tempo. E questo lo si può fare andando sul posto, ma soprattutto cercando di aprire il nostro cuore. Allora cerchiamo di sensibilizzarci veramente a questo problema, che è un problema che la Chiesa ha sempre tenuto viva. Dal Concilio Vaticano II nel 1965, il documento, la Costituzione Pastorale della Chiesa, Gaudium et Spes, la Populorum Progressio,
di Paolo VI, che è stato veramente un documento importante di riflessione anche all'ONU, poi agli interventi di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI, quando parla dell'Eucaristia dice che c'è un valore sociale anche dell'Eucaristia, e fino a poi anche Papa Francesco, che continuamente ricorda tutto questo. Quindi guardarci attorno e dire, aprire gli occhi, perché sulla fine della vita saremo chiamati a essere giudicati sull'amore. Ecco, quando mai ti abbiamo visto, dicono alcuni. E allora quindi aprire il nostro sguardo e fare quello che il Signore ha detto. Bisognerebbe fare qualcosa e il Signore ci dice, ho fatto te.